come tutti ben sappiamo, l'amministrazione dispone di alcune particolari prerogative. Tra queste vi è il potere di agire in autotutela rispetto ai propri atti. L'autotutela è disciplinata dalla legge generale sul procedimento amministrativo, che è la legge 7 agosto 1990 numero 241, e che prevede e che disciplina i poteri di autotutela dell'amministrazione rispettivamente agli articoli 21 quinquies e 21 nonies. Gli istituti dell'autotutela sono fondamentalmente due: la revoca e l'annullamento. Questi due istituti hanno presupposti, finalità e conseguenze sul piano logico e giuridico ben distinte. La revoca, innanzitutto, disciplinata dall'articolo 21 quinquies, può essere disposta solamente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento di una situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento oggetto di revoca, oppure nel caso di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, con l'importante eccezione però dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, che anticipo, tra i quali anticipo la giurisprudenza ritiene vi siano anche i provvedimenti in materia di contratti pubblici e in particolare l'aggiudicazione. Quali sono gli effetti della revoca? La revoca comporta l'inidoneità del provvedimento a produrre ulteriori effetti e ha quindi validità, anzi o meglio efficacia, ex nunc. Distinto è il caso ovviamente dell'annullamento. L'annullamento d'ufficio disciplinato dall'articolo 21 nonies ha una logica completamente diversa. L'annullamento innanzitutto presuppone l'accertamento di un vizio del provvedimento, uno dei tre vizi tipici e tassativi, ossia violazione di legge, incompetenza e eccesso di potere. In presenza di questo presupposto, ovvero dell'accertamento di un vizio, l'amministrazione deve valutare se sussistano ragioni di interesse pubblico all'annullamento. Deve contemperare tali ragioni di interesse pubblico con gli altri interessi coinvolti ed in particolare con gli interessi dei destinatari e dei controinteressati, e quindi ritorna il tema della tutela del terzo, e in ogni caso dopo con la riforma della legge Madia il provvedimento di annullamento può essere emanato, l'annullamento può essere disposto solo entro un termine ragionevole, è stato precisato comunque entro 18 mesi. L'annullamento, contrariamente alla revoca, ha efficacia ex tunc. Ora, questi sono diciamo, gli istituti dell'autotutela disciplinati in via generale dalla legge 241 del 1990. L'autotutela però conosce una disciplina specifica che è contenuta nel codice dei contratti pubblici, quindi quando si discute di contratti pubblici l'autotutela diciamo è disciplinata in maniera lievemente diversa. Innanzitutto è importante ricordare che il codice dei contratti pubblici richiama espressamente i poteri di autotutela riconosciuti alla pubblica amministrazione, in particolare l'articolo 32,8. L'articolo 32,8 dispone che divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto deve avvenire entro 60 giorni. Quindi il codice dei contratti pubblici richiama espressamente l'esercizio dei poteri di autotutela dalla parte della pubblica amministrazione. E qui però nasce il problema. Il problema nasce perché, come ricordato poc'anzi dal professor Travi, la concezione dei contratti pubblici che è stata adottata da ormai lungo tempo nel nostro paese è una concezione bifasica, ovvero sia un modello che prevede una fase di natura eminentemente pubblicistica, cioè la fase di selezione del contraente che termina con l'aggiudicazione, alla quale fa seguito una fase di natura privatistica che attiene alla stipula del contratto e all'esecuzione del contratto stipulato con l'aggiudicatario. Il problema è dunque capire cosa succede nel momento in cui la pubblica amministrazione esercita poteri di autotutela una volta che è stato stipulato il contratto.
In linea di principio ricordiamo infatti che nella fase pubblicistica la stazione appaltante agisce in qualità di pubblica amministrazione ed esercita quindi le prerogative tipiche della pubblica amministrazione, tra le quali figura sicuramente l'esercizio del potere di autotutela. Mentre invece, come è stato ricordato anche dalla Corte Costituzionale, la stazione appaltante nel corso della fase di esecuzione del contratto agisce tendenzialmente secondo le regole del diritto privato. Questo schema è richiamato anche dall'articolo 30,8 del nuovo codice dei contratti pubblici, il quale prevede che alle procedure di affidamento e alle attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di quella legge 241 del 90 e che viceversa alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile. Come ricordavo, il tema appunto è quello di capire come si comporta l'amministrazione, quali sono gli effetti dell'esercizio del potere di autotutela dopo che è stato stipulato il contratto. Quindi l'esercizio di un potere di natura pubblicistica rispetto ad un contratto, ad un rapporto nel quale la pubblica amministrazione dovrebbe tendenzialmente agire con le regole del diritto privato. In particolare, il tema si è posto nel periodo di vigenza del vecchio codice dei contratti pubblici e per la verità anche prima, e il dibattito ha riguardato in particolare l'alternativa tra la revoca e il recesso. La revoca, come abbiamo ricordato prima, è un istituto di diritto pubblico, il recesso invece è disciplinato in via generale dagli articoli 1372 seguenti del codice civile e in particolare in materia di appalto dall'articolo 1671. Prima dell'entrata in vigore del nuovo codice erano emersi nella giurisprudenza fondamentalmente due indirizzi tra loro contrapposti. Secondo un primo indirizzo, il potere di revoca sarebbe riconosciuto in via generale all'amministrazione, appunto dalle norme della legge generale sul procedimento amministrativo, e questa giurisprudenza sosteneva che la revoca sarebbe stata ammessa non solo nel corso del procedimento ad evidenza pubblica, ma anche una volta stipulato il contratto. Cassazione aveva peraltro precisato che in questo caso la revoca avrebbe dovuto essere qualificata come un recesso. Si tenga presente peraltro che il potere di recesso della pubblica amministrazione dai contratti pubblici era previsto già dall'articolo 345 dell'allegato F alla legge 2248 del 1865. A questo primo orientamento si contrapponeva un secondo orientamento, secondo cui, al contrario, la revoca avrebbe potuto intervenire anche anche dopo la stipula del contratto, e in questo caso la revoca avrebbe avuto effetti caducatori rispetto al contratto, cioè la revoca degli atti di gara avrebbe travolto anche il contratto stipulato a valle dell'aggiudicazione. La questione è stata rimessa all'adunanza plenaria nel 2000 con un'ordinanza del Consiglio di Stato del 2013 e l'adunanza plenaria ha accolto il primo indirizzo e ha affermato in particolare che il principio di diritto secondo cui nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le pubbliche amministrazioni, se stipulato il contratto d'appalto, se stipulato il contratto d'appalto rivengano sopravvenute ragioni di inopportunità alla prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione, ma devono esercitare il diritto potestativo regolato dall'articolo 104 del vecchio codice. Articolo 134, che è una norma fondamentalmente riproposta nel nuovo codice, quindi queste considerazioni sono senz'altro valide anche nel periodo di vigenza del nuovo codice. Qual è il ragionamento dell'adunanza plenaria? L'adunanza plenaria richiama in effetti una posizione di specialità, afferma una posizione di specialità della pubblica amministrazione e ricorda e sottolinea che
anche nella fase privatistica che attiene all'esecuzione del contratto, la pubblica amministrazione è sì una controparte contrattuale, ma la posizione di parità è solo tendenziale. Quindi, seppur nel contesto di un rapporto sostanzialmente paritetico, l'adunanza plenaria ricorda che sono previste delle norme speciali che derogano alla disciplina del diritto comune. Queste deroghe sono previste perché l'amministrazione, anche nella fase di esecuzione del contratto, agisce nel perseguimento del primario interesse pubblico. E ricorda altresì che la norma speciale sul recesso, prevista dall'articolo 134, prevede che, appunto, l'amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, e sottolinea l'identità dei presupposti con il recesso in quanto potere contrattuale basato su sopravvenuti motivi di opportunità. Perché l'adunanza plenaria esclude la possibilità di esercitare il potere di revoca da parte della pubblica amministrazione nelle fasi di esecuzione del contratto? Lo esclude non tanto e non perché nella fase di esecuzione del contratto l'amministrazione non può agire esercitando pubblici poteri, ma la esclude perché nella fase di esecuzione del contratto valgono delle norme speciali che sono previste dal codice dei contratti pubblici, alle quali la pubblica amministrazione deve attenersi. Quindi, una volta stipulato il contratto, l'amministrazione ha la possibilità di recedere, così come previsto nel codice dei contratti pubblici, e applicando quella specifica disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici. Sottolinea infine che per l'amministrazione la maggiore onerosità del recesso rispetto alla revoca, perché questo è un tema fondamentale, cioè la revoca prevede una disciplina sull'indennizzo che per la pubblica amministrazione è molto più vantaggiosa rispetto al recesso. L'adunanza plenaria, come vedremo tra poco, l'adunanza plenaria peraltro ritiene che la maggiore onerosità in termini squisitamente economici sia per la pubblica amministrazione sia bilanciata dalla mancanza dell'obbligo di motivazione e del contraddittorio, dal mancato obbligo di motivazione e di contraddittorio procedimentale. È ben vero dunque che l'adunanza plenaria ricorda che la pubblica amministrazione nella fase di esecuzione del contratto ha un carattere, riveste il ruolo di tendenziale paritarietà nei confronti del contraente. Sottolinea tuttavia, come è stato più volte ricordato da chi ha commentato questa pronuncia, sottolinea tuttavia l'adunanza plenaria alcuni elementi di specificità significativa rispetto alle regole dettate dal codice civile. Tra questi elementi, anzitutto, vi è l'elemento di natura economica. Il recesso, disciplinato dall'articolo 1671 del codice civile, prevede che il committente può recedere dal contratto anche se iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno. La facoltà di recedere per la pubblica amministrazione da un contratto pubblico prevede invece un regime diverso delle contropartite economiche conseguenti al recesso. Ricordiamo innanzitutto che il recesso è disciplinato in via generale dall'articolo 21 sexies della legge sul procedimento amministrativo, secondo cui il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto. Tra i casi previsti dalla legge vi è il caso del codice dei contratti pubblici. Oggi vi è una disciplina specifica contenuta nell'articolo 109 del codice dei contratti pubblici che riproduce sostanzialmente il vecchio articolo 134 richiamato nel ragionamento dell'adunanza plenaria. Ecco, in questo articolo la regolazione dei rapporti economici riveste un ruolo direi preponderante, la regolazione dei rapporti economici tra stazione appaltante e contraente privato, ed è un regime che si discosta in misura direi significativa dal regime previsto nel codice civile. Non richiamo nel dettaglio la disciplina se non nei suoi contenuti essenziali,
cioè appunto che la stazione appaltante è tenuta a corrispondere al contraente il pagamento dei lavori eseguiti, delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti e il valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi e forniture, oltre al decimo dell'importo dell'opera dei servizi e delle forniture non eseguite. Qui emergono davvero gli elementi di specialità rispetto al codice civile. Innanzitutto l'articolo 1671 può essere derogato in linea di principio con il mutuo consenso delle parti, mentre invece l'articolo 109 del codice dei contratti pubblici disciplina in modo estremamente puntuale i rapporti economici e l'aspetto procedimentale del recesso e non sembrerebbe affatto suscettibile di essere derogato per mutuo consenso delle parti. Dal punto di vista dei rapporti economici, l'articolo 1671 tutela, direi evidentemente, il contraente, l'esecutore delle opere, perché gli riconosce in sostanza il diritto di ottenere la controprestazione promessa al netto solo delle spese non sostenute. Mentre invece l'articolo 109 sembra una norma posta a tutela della pubblica amministrazione, posta a tutela della pubblica amministrazione che intenda esercitare la sua facoltà di recesso, sia perché la controprestazione economica sarà tendenzialmente inferiore rispetto a quella che sarebbe prevista in via generale dal codice civile, e sia perché predetermina e dunque circoscrive il costo del recesso, cioè la pubblica amministrazione tendenzialmente in qualunque momento dell'esecuzione del contratto, grazie anche ad esempio alla disciplina sulle riserve, in qualunque momento potrebbe conoscere nel dettaglio i costi connessi al recesso dal contratto. Vi è poi da aggiungere che la comunicazione del recesso tra contraenti privati potrebbe avvenire anche oralmente, salvo l'annoso dibattito che riguarda i contratti per i quali è prevista la forma scritta, un particolare forma prevista dalla legge, e ci si chiede dunque se il recesso debba seguire la stessa forma prevista per la stipula del contratto oppure sia forma libera, ma al netto di questo dibattito di fatto il recesso è un atto unilaterale recettizio che può essere eseguito dalla parte anche comunicato dalla parte anche in forma orale, mentre invece nel caso del recesso previsto del recesso speciale previsto dal codice dei contratti pubblici alla pubblica amministrazione è richiesta la forma scritta ed è richiesta la forma scritta con un termine, cioè deve dare al contraente un preavviso di almeno 20 giorni. La specialità della disciplina sul recesso riguarda anche un caso molto particolare ed emerge con particolare evidenza appunto con riguardo alla disciplina sull'antimafia. La disciplina sull'antimafia è contenuta nel decreto legislativo 159 del 2011 ed è un'eccezione significativa ad una disciplina che è già di per sé speciale, come abbiamo visto, che è quella del recesso previsto all'articolo 109. Articolo 109 che, peraltro, richiama espressamente la disciplina dell'antimafia ed esordisce appunto dicendo fatto salvo quanto previsto dagli articoli 88,4-ter e 92,4 del codice di antimafia. Quindi la disciplina che abbiamo appena ricordato in tema di recesso viene ulteriormente derogata, oserei dire, quando viene in gioco la disciplina sull'antimafia. La disciplina sull'antimafia, diciamo, nei suoi tratti, nei suoi elementi più significativi, prevede che i soggetti che sono sottoposti a misure di prevenzione, quindi a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, divieto di soggiorno o obbligo di soggiorno nel comune di residenza, oppure così come ai soggetti ritenuti, per i quali si ritiene in corso un tentativo di infiltrazione mafiosa, a questi soggetti è precluso, tra l'altro, la possibilità, ovviamente, di ottenere concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni dei pubblici servizi.
quando emerge la sussistenza di una causa di decadenza, sospensione o divieto di ottenere concessioni di opere o servizi pubblici, i soggetti che sono tenuti nella scelta del contraente al rispetto delle norme previste nel codice dei contratti pubblici, quindi approssimando le pubbliche amministrazioni, non possono stipulare contratti, approvare o autorizzare contratti o subcontratti, né autorizzare concessioni. Ebbene, il codice antimafia prevede disciplina l'ipotesi particolare in cui le cause di preclusione rispetto alla stipulazione di un contratto pubblico emergano solo successivamente alla stipula del contratto. Questi casi sono espressamente previsti nel codice antimafia e sono ad esempio quando il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti. Ebbene, in questi casi è previsto espressamente che la pubblica amministrazione receda dal contratto, fatto salvo naturalmente il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente. Emerge dunque con particolare evidenza la specialità delle prerogative dell'amministrazione rispetto alla fase di esecuzione del contratto. Addirittura, nonostante il fatto che il recesso sia configurato dall'articolo 94,2 sostanzialmente in termini di obbligo per la pubblica amministrazione, è prevista un'ulteriore eccezione all'articolo 94,3, secondo cui nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione o nel caso in cui la fornitura sia ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico o il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi, l'amministrazione può, chiarisce la giurisprudenza con un provvedimento motivato in maniera robusta, può anche decidere di non recedere dal contratto e portare a termine il rapporto contrattuale. Del tutto evidentemente, così come chiarito anche dalla giurisprudenza, la facoltà di recesso riconosciuta alla pubblica amministrazione, l'obbligo e la facoltà, abbiamo visto, di recesso riconosciuta alla pubblica amministrazione dal codice antimafia, è l'espressione di un potere di natura eminentemente pubblicistica, che è riconosciuta all'amministrazione a tutela dell'ordine pubblico e nel perseguimento della prevenzione antimafia. È stato chiarito infatti che questa particolare disciplina esprime una speciale potestà amministrativa che compete alla stazione appaltante e riguarda, questo è un passaggio direi chiave, riguarda la sussistenza fin dall'origine di una indispensabile capacità giuridica, cioè di una indispensabile legittimazione a contrarre da parte del contraente privato. Queste considerazioni sono state espresse anche dalla Corte di Cassazione, che in punto ragionando in termini di giurisdizione, ha costantemente riconosciuto che il recesso dal contratto di appalto, nel caso previsto dal codice antimafia, è espressione di un potere di natura pubblicistica, diretto a soddisfare l'esigenza di evitare la costituzione e il mantenimento di rapporti contrattuali fra soggetti elencati nel codice antimafia. Passando dunque all'annullamento d'ufficio, occorre tenere presente che la disciplina sull'annullamento d'ufficio, quando vengano in rilievo contratti pubblici, è stata interpretata in maniera diversa dalla giurisprudenza. Cioè, se la giurisprudenza rispetto alla revoca ha stabilito una cesura fondamentalmente tra la fase pubblicistica e la fase privatistica, una cesura che incontra però rilevantissime significative eccezioni, quanto all'annullamento d'ufficio, in realtà
la giurisprudenza si è orientata in maniera diversa, cioè ha ritenuto che alla stazione appaltante è riconosciuto, anche dopo l'aggiudicazione della gara e anche dopo la stipulazione del contratto, il potere di annullare d'ufficio gli atti di gara. Il potere di annullare d'ufficio gli atti di gara, all'esercizio del potere di annullare d'ufficio gli atti di gara, consegue il venir meno degli effetti del provvedimento di affidamento, e al venir meno degli effetti del provvedimento di affidamento consegue anche la caducazione del contratto. Sia la Cassazione sia il Consiglio di Stato ritengono fondamentalmente che vi sia una strettissima conseguenzialità tra il provvedimento di affidamento e il contratto, e che dunque le vicende, i vizi del provvedimento di affidamento siano sostanzialmente idonei a travolgere anche il contratto. Peraltro, la stessa adunanza plenaria del 2014, che è stata richiamata in precedenza, in un obiter chiariva che diciamo, le considerazioni inerenti l'impossibilità per l'amministrazione di esercitare il potere di revoca una volta stipulato il contratto avrebbero lasciato impregiudicata in ogni caso la possibilità per la pubblica amministrazione di annullare d'ufficio l'aggiudicazione anche dopo la stipula del contratto. È lecito supporre che in realtà la differenza di interpretazione fornita dalla giurisprudenza all'ipotesi rispetto all'ipotesi di annullamento o all'ipotesi di revoca risiede in definitiva nell'esigenza di salvaguardare in ogni momento la legittimità dell'agire amministrativo, e quindi il provvedimento di annullamento, come abbiamo ricordato in premessa, comporta, presuppone anzi l'accertamento di un vizio da parte della pubblica amministrazione. Mi pare tuttavia che l'affermazione di una sorta di automatismo tra il provvedimento di annullamento d'ufficio e la caducazione del contratto sia un'affermazione un po' forte, nel senso che se si pensa alla disciplina del codice del processo amministrativo sugli effetti della sentenza di annullamento in materia di contratti pubblici, ci si rende conto del fatto che al giudice in realtà è riconosciuta una certa discrezionalità nel dichiarare l'inefficacia del contratto a seguito dell'annullamento di un atto amministrativo. E peraltro il codice del processo amministrativo prevede la dichiarazione di efficacia solo per le ipotesi più gravi di violazione. Mi pare che sia dunque lecito chiedersi se effettivamente nel momento in cui l'amministrazione annulli d'ufficio gli atti di gara, la caducazione del contratto sia davvero così automatica. Tanto più alla luce del fatto che persino nella disciplina sull'antimafia l'amministrazione è titolare di un potere, diciamo, discrezionale, seppur in un caso limite, che è quello che abbiamo ricordato precedentemente, è titolare di un potere discrezionale, può quindi valutare se vi siano i presupposti, se ricorrono i presupposti per proseguire il rapporto contrattuale col contraente. Dal punto di vista dei presupposti per l'annullamento d'ufficio, in conclusione, credo che sia importante ricordare una recente pronuncia dell'adunanza plenaria che è stata resa in una vicenda diversa e in una materia diversa, cioè nell'annullamento d'ufficio di provvedimenti con cui l'amministrazione in materia edilizia con cui l'amministrazione consente la costruzione da parte di un privato di un manufatto. Ecco, mentre in materia di contratti pubblici diciamo la sopravvivenza del potere
di autotutela e di potere di annullare d'ufficio un provvedimento da parte della pubblica amministrazione anche nella fase di esecuzione del contratto è stata tendenzialmente sempre giustificata alla luce dell'esigenza del ripristino della legalità dell'azione amministrativa. Alcune considerazioni dell'adunanza plenaria numero 8 del 2017 forse dovrebbero essere tenute in considerazione, perché l'adunanza plenaria ha invece ritenuto insufficiente ai fini della legittimità del provvedimento di annullamento la mera esigenza al ripristino della legalità nell'esercizio dell'attività amministrativa. C'è da chiedersi dunque se effettivamente queste considerazioni possano in qualche modo essere influenzare anche l'esercizio del potere di annullamento da parte della pubblica amministrazione in materia di contratti pubblici. Grazie.